Oggi parliamo di crescita personale. Sono Ciro Muto, mi occupo di finanza, management e crescita personale. Se questi argomenti ti interessano, lascia un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche per non perderti i prossimi video. Bene, oggi parliamo di crescita personale. È un argomento, anzi una categoria, piuttosto gettonata, molto vasta e ricca di tanti contenuti. Magari avessi trovato un video come questo quando ho iniziato il mio percorso di crescita personale. In Italia siamo alquanto sfortunati perché titoli scritti e scritti come si deve se ne trovano davvero pochi e i formatori in Italia sono altrettanto pochi, a parte me chiaramente. Per questo motivo oggi voglio girare questo video per darti 3 spunti per cominciare con la crescita personale e per darti delle indicazioni valide per non farti abbandonare. Mi piace spesso dire che il viaggio della crescita personale è un viaggio che dura tutta una vita. Imparare dovrebbe essere una di quelle cose che non dovresti mai smettere di fare e la crescita personale tratta proprio del continuare ad imparare sempre. Ovvio e scontato che imparare significa anche progredire e progredire nella vita significa migliorare. La crescita personale raggruppa un po' tutti quegli argomenti e tutte quelle tecniche e teorie volte al miglioramento della persona. Ma veniamo subito al dunque e iniziamo con i miei 3 consigli per iniziare con la crescita personale. Consiglio numero 1. Studia, approfondisci e continua ad ampliare le tue conoscenze. Lo studio per quanto riguarda la crescita personale è qualcosa che veramente continua per tutta la vita. Considera che ci sono alcuni libri che letti 3 o 4 volte ancora ti danno delle indicazioni utili. E la lettura, la rilettura è veramente qualcosa di importante perché alcuni concetti sembrano entrarci nella testa soltanto dopo averli letti 3 o 4 volte. Il buon vecchio Steve Jobs amava dire che i puntini si uniscono solo guardando al passato. Noi possiamo collegare la sua affermazione con il fatto che tutte le competenze che tu acquisisci oggi ti sembreranno chiare soltanto domani mattina. Consiglio numero 2. Tutta la crescita personale ruota intorno a un mindset corretto. Gli aspetti psicologici giocano un ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi. Stereotipi, preconcetti e limitazioni autoimposte fanno di noi una versione molto più ridotta di quello che realmente possiamo essere. Ho imparato ormai già da tempo a non porre alcun limite allo sviluppo umano. I grandi della storia ci hanno insegnato che la perseveranza è una delle migliori armi che hai per ottenere quello che desideri. Quando si tratta di crescita personale, continuare ad essere perseveranti e continuare ad imparare è una delle cose che ti consiglio di fare. Consiglio numero 3. Procedi a piccoli passi. Ho imparato all'interno di uno dei libri di autosviluppo migliori che ci siano sul mercato che procedere per piccoli passi è una delle cose più importanti che tu possa fare. Spesso abbiamo la tendenza a voler fare tanti cambiamenti tutti quanti insieme e questo non è mai un bene perché ci si scoraggia e si lascia subito. Fattore 1% è uno di quei libri che voglio consigliarti sin da subito per imparare l'arte delle piccole cose ripetute nel tempo. Nel mio canale trovi una video recensione di questo libro se vuoi approfondire ulteriormente i suoi contenuti. Caso contrario, qua sotto in descrizione ti lascio il link per acquistarlo su Amazon. Detto questo, mi sento di consigliarti alcuni libri che secondo me sono non solo straordinari, ma fondamentali per la crescita personale. Per non fare troppa confusione, te ne voglio citare soltanto 3, anche se nel mio cervello ne sono entrati più di 100. Il primo libro che ti voglio consigliare è stato scritto dal papà della crescita personale, ovvero Jim Rohn. Il libro in questione si intitola Il puzzle della vita ed è uno di quei libri che ti cambiano la vita. Sono davvero poche pagine ma con un contenuto straordinario. Come al solito, anche in questo libro si parte dal mindset per arrivare a tecniche ancora più specifiche come la pianificazione organizzata degli obiettivi. Libro numero 2. Pensa e arricchisci te stesso. Capolavoro scritto da Napoleon Hill oltre 100 anni fa, resta ancora uno di quei libri che non puoi assolutamente perderti. L'autore ha dedicato la sua intera vita alla crescita personale andando ad interrogare i più grandi del suo tempo per scoprire quali erano i loro segreti, i tratti che li caratterizzavano e li accomunavano. Se dopo aver letto questo libro ancora non sai cosa fare e come farlo, ti consiglio di rileggerlo. Credo di aver letto e riletto questo libro oltre 15 volte. Ancora oggi trovo dei significati così importanti al suo interno che vale la pena rileggerlo un'altra volta.
terzo libro di crescita personale si chiama Grinta, un libro più scorrevole, è un libro più recente ed è un libro scritto veramente bene. Se nella vita non impari ad avere grinta, difficilmente riuscirai ad ottenere quello che realmente desideri. La grinta, come la definisce l'autore, è una sorta di rabbia e passione messa insieme. Imparato con la lettura di questo libro ad essere non solo più grintoso, ma meno incline all'abbandonare i miei progetti. Ovviamente per tutti e tre i titoli in questione trovi link qui sotto in descrizione per prenderli su Amazon. Prima di concludere voglio lasciarti anche qualcosa di mio. Nel corso degli anni, dopo aver accumulato grande esperienza e dopo aver testato nella mia vita tutto quello che ho imparato, ho messo insieme un videocorso davvero straordinario che parte proprio dal mindset sino ad arrivare a degli strumenti così utili da renderti libero finanziariamente. Il corso in questione si chiama Liberati dalle catene ed è un videocorso completamente online. Al suo interno ho racchiuso dei contenuti così importanti che vale la pena riascoltarli e rivederli e metterli in pratica più volte. Tra i contenuti otterrai anche gli strumenti che mi hanno permesso di ottenere risultati tangibili nella vita di tutti i giorni, perché devi sapere che la crescita personale resta soltanto teoria fin quando tu non la metti in pratica. Un videocorso può essere uno strumento che una volta acquistato resta per sempre con te ed è sempre a portata di mano. Con questo non voglio incitarti all'acquisto sin da subito, anche perché il corso ancora non è disponibile ed è soltanto preordinabile all'interno del mio sito web. Per questo motivo qua sotto in descrizione trovi il link con la pagina informativa e con tutti i dettagli del corso. Sempre sul mio sito web trovi il mio primo libro dedicato alla crescita personale, che è acquistabile su Amazon in formato ebook. Detto questo, io mi auguro e ti auguro di cominciare sin da subito il tuo viaggio per la crescita personale. Gli anni passano, i tempi corrono, il mondo cambia e tu sei costantemente bombardato di nuove notizie e di nuove informazioni. Questo video potrebbe essere uno dei tanti, o se tu lo vuoi, uno dei pochi, ad essere in grado di smuovere qualcosa in te per farti cominciare sin da subito. Detto questo, io mi auguro di ritrovarti sul mio sito web e di vederti all'interno di uno dei miei corsi online. Ovviamente, qualora dovessi necessitare di ulteriore assistenza o qualora sentissi la necessità di richiedere una consulenza one to one con me, all'interno del mio sito trovi la sezione consulenze. Bene, con questo è davvero tutto, ma prima di salutarti voglio rinnovarti l'invito che ti ho fatto all'inizio. Se questo video ti è sembrato interessante, lascia un like, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Bene, con questo è davvero tutto, ma prima di salutarti voglio rinnovarti l'invito che ti ho fatto all'inizio. Se questo video ti è sembrato interessante, lascia un like, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Io sono Ciro Muto, questo era il mio video dedicato alla crescita personale e a tutti quegli argomenti dedicati allo sviluppo della persona. Se sei qui per la prima volta e vuoi approfondire ulteriormente chi sono, sul mio sito www.ciromuto.com, alla pagina Chi sono, trovi tutte le altre informazioni. Con questo è davvero tutto, io ti saluto e ti aspetto nel prossimo video. Ciao!